Pensate per esempio alla tortura. Lì ci sono sofferenze e ferite, c'è il tormento fisico e tutto ciò per conseguenza distrae dalle sofferenze morali, sicché si soffre soltanto per le ferite, fino a che si muore. Ora, può darsi che il supplizio più grande e più forte non consista nelle ferite, ma nel sapere con certezza che ecco, tra un'ora, poi tra 10 minuti, poi tra mezzo minuto, poi adesso, ecco, in questo istante, l'anima volerà via dal corpo e tu non esisterai più come uomo. E questo ormai con certezza. L'essenziale è questa certezza. Ecco, quando metti la testa sotto la mannaia e la senti scivolare sopra il tuo capo, ecco, questo quarto di secondo è il più terribile di tutti. E sapete che questa non è una mia fantasia, ma che molti l'hanno detto. Io ne sono così convinto che vi dirò schiettamente la mia opinione. Uccidere chi ha ucciso è una punizione incomparabilmente più grande del delitto. L'omicidio in base a sentenza è incomparabilmente più atroce che l'omicidio del malfattore. Colui che viene ucciso dai briganti è sgozzato di notte, in un bosco o altrimenti è di certo spera ancora fino all'ultimo istante di salvarsi. Ci sono esempi di persone che già avevano la gola tagliata eppure speravano ancora o fuggivano o supplicavano. Ma qui questa estrema speranza con la quale la morte è 10 volte più lieve te la si toglie con certezza. Qui c'è una sentenza e nel fatto che di sicuro non potrai sfuggire sta tutto l'orrore del tormento e un tormento più forte non esiste al mondo. Voi potete condurre un soldato e collocarlo di fronte alla bocca di un cannone in combattimento e sparargli addosso e lui continuerà a sperare, ma leggete a questo soldato la sentenza che lo condanna con certezza e impazzirà o si metterà a piangere. Chi ha detto che la natura umana è capace di sopportare ciò senza impazzire? Perché un simile oltraggio, mostruoso, inutile e vano. Ma forse esiste anche un uomo al quale fu letta la sentenza, al quale fu dato il tempo di torturarsi, per poi dirgli, vai, tu sei graziato. Ecco, forse un uomo simile potrebbe raccontare quel che si prova. Anche il Cristo ha parlato di questa tortura e di questo orrore. No, non si può agire così con l'uomo. Antonio Salvati, Patibolo di Tratta, grazie per essere tornato. In questo libro, Scrittori e piena di morte, la nascita di una coscienza moderna, di rifiuto della pena di morte, che tipo di lavoro è questo? Ma questo è un libro nato dalla consapevolezza che l'espressione artistica, intesa sia a livello cinematografico che in termini di romanzi, ma direi anche in termini musicali, può contribuire molto alla promozione dei diritti umani. È la consapevolezza che più di tanti scritti giuridici, l'espressione artistica può aiutare a suscitare nelle persone che la osservano, che l'ascoltano, sentimenti di compassione. E quindi, come molti film, penso a Dead Man Walking, hanno suscitato in tanti che l'hanno visto, sentimenti di pietà, anche la letteratura può giocare un grosso ruolo nel promuovere appunto riflessioni importanti, profonde e far capire anche tutte le vicissitudini dell'animo umano, ecco. Ma la letteratura si è impegnata in questo senso a raccontare un po' come ha fatto lei queste emozioni legate anche all'impatto di una sentenza che poi porta inevitabilmente alla pena di morte? Sì, certamente. Io ho praticamente fatto una sorta di antologia raccogliendo brani tratti da romanzi di scrittori importanti e meno famosi. Penso a Dostoevsky, Victor Hugo, Oscar Wilde, André Gide.
e tantissimi altri che veramente con una capacità di leggere, di rappresentare anche l'animo umano, hanno aiutato a, non solo a fornirci delle letture straordinarie, molto belle, ma anche veramente a capire il senso della sofferenza degli uomini e delle donne. Senta, chi ha letto questo libro? Lo cito testualmente perché è una frase che ho trovato in questo, dice: queste pagine ci aiutano a pensare e pensare è un regalo. Lei è d'accordo su questa affermazione e in che termini è vero? No, certamente, io lo dico qui in qualità di insegnante, la cultura veramente aiuta a rendere la vita migliore, anche a darle un sapore diverso, proprio perché leggere significa essere liberi, liberi da pressioni della vita di tutti i giorni, e riflettere, fermarsi a riflettere anche in tempi abbastanza frenetici come quelli odierni, è qualcosa di estremamente importante, ci aiuta a capire chi siamo, da dove veniamo e anche ad avere uno sguardo aperto verso le persone che incontriamo, ci aiuta anche a ridimensionare i nostri problemi, i nostri drammi. Diciamo che oggi c'è bisogno di cultura ed è un tempo drammaticamente povero di cultura, almeno penso alla realtà italiana, e questo ce ne accorgiamo anche da come vengono trattati tanti temi di attualità, e penso anche che la cultura ci aiuta anche a sconfiggere un demone molto forte di oggi, che è quello della paura. Con la cultura veramente possiamo anche ridurre le paure delle persone, che poi ci portano a respingere chi è uguale a noi, ecco. Ma lei di queste cose ne parla con i suoi allievi? Sì, ne parlo, cerco di persuaderli che innanzitutto leggere è bello, ecco, questo, anche se non è facile in un tempo come quello di oggi, dominato dai social, anche da una scrittura rapida, da una comunicazione molto, come dire, frenetica per certi versi, non è facile trasmettere la bellezza della lettura di un romanzo. E tante volte i ragazzi mi dicono: professore, ma possiamo vedere il film che ha suscitato questo libro, insomma. Però poi spesso capita che i ragazzi stessi riconoscono che quel libro gli ha suscitato veramente molto. Non è facile, viviamo in un tempo in cui si legge veramente molto poco. Al di là dei ragazzi, leggiamo tutti nel complesso. I dati, almeno i dati presentati all'Istat l'anno scorso, erano, devo dire, abbastanza inquietanti da questo punto di vista. Poi, io ripeto, ci si priva di una grossa opportunità, non solo, diciamo, di svago, ma anche di poter capire meglio la realtà che ci circonda. E questo libro lei l'ha proposto come lettura? Sì, sì, almeno alcune parti, sì, perché poi, ripeto, è una sorta di antologia. Io presso la comunità di Sant'Egidio mi sono occupato della lotta per l'abolizione della pena di morte nel mondo, e proprio occupandomi di questo mi sono accorto che appunto tantissimi scrittori si erano occupati di questo tema, e ripeto, è importante dar spazio a queste letture, perché più di tanti trattati giuridici o filosofici, questi possono aiutare veramente a capire il dramma della pena di morte. Allora, io sono tornato, anche se adesso mi vergogno perché mi ha fatti i capelli un po' strani, per cui mi sono messo il primo copricapo che ho trovato per in giro. Però adesso stavo orecchiando quello che dicevate, quindi... Allora, lei è un insegnante, da quello che ho capito, che ha detto docente di lingua italiana. Ci hanno messo anche questa cosa, oltre che comunità di Sant'Egidio. Allora, il concetto della morte mi pare che sia un concetto, un'idea, da parte dei giovani che stanno sempre sui social, ma anche sui videogiochi, che sembra sempre più diluito, quasi che fosse
qualcosa che non finisce mai, perché c'è sempre una seconda possibilità, si muore, si rinasce. Tanto che appunto i giovani poi fanno le cose più strane, no? Questi strani suicidi con giochi più o meno virtuali, questo rischiare ancora di più di quanto facevamo noi, perché lo facevamo anche noi quando eravamo giovani. Tutto questo non può essere un problema, lei che appunto sta dentro la scuola con i giovani, a far comprendere invece la pena di morte, quindi diventare anche questa semplicemente una tappa di un videogioco, come appunto tante altre tappe che ci sono ormai dentro. Mi sembra che sia complicato oggi come oggi quasi far passare più questi concetti, la pena di morte, la guerra, tanto che gli cambiamo anche nomi, no? Perché ormai la guerra non esiste più, chi la dice più, è un conflitto, è una missione di pace, è un bombe intelligenti, così anche la pena di morte viene diluita, non si parla più, non si nomina più con quel nome, e anche i ragazzi spesso appunto la vedono come una delle tante cose di questo gioco virtuale a cui sono abituati, in cui si è persa un po' questa dimensione. Sbaglio oppure è un'altra cosa, lei che sta appunto tutti i giorni con i ragazzi a scuola? No, non sbaglio affatto, anche se dico subito il discorso si può estendere anche agli adulti, perché non solo i ragazzi oggi banalizzano il tema della morte e direi anche quello della malattia. Oggi c'è una sorta di fuga da questi temi, si ha paura di affrontarli, quando poi in realtà affrontare il tema della morte significa anche vivere meglio, paradossalmente. Questo si fa fatica a comprenderlo, perché tante volte quando uno ha una percezione matura della morte, direi anche della malattia, impara anche ad apprezzare di più la vita che è chiamato a vivere, sostanzialmente, a vivere anche i sentimenti, i momenti della vita quotidiana con un sapore diverso, direi. E però resta il tema della paura di affrontare questi argomenti, perché sono argomenti tra virgolette tristi. In realtà io credo che sono anche quegli argomenti che ci aiutano a capire anche in maniera profonda il senso della felicità, perché poi, ripeto, avere un senso dei propri giorni, della finitezza della nostra vita, ci aiuta anche a vivere meglio la vita che ci è rimasta da vivere, ecco, sostanzialmente lo dico da persona ultra cinquantenne, e quindi anche ad apprezzare quelle cose che magari uno da giovane pensa, perché da giovane uno ha sempre l'idea che ha di fronte a sé tanto tempo, quindi anche tanto tempo per poter cambiare, per poter capire, poi in realtà a volte la vita ci riserva sorprese belle o brutte, e bisogna, io ripeto, rapportarsi al tema della morte ci aiuta paradossalmente a vivere meglio. Ha messo la morte insieme alla malattia. La cosa che mi colpisce, ad esempio, è che spesso poi questi condannati a morte sono persone che già in qualche modo erano state bollate, vite che non valeva la pena di vivere, no? Quindi in qualche modo, ecco, ritorno nuovamente alla metafora del videogioco, succede che appunto questa cosa non mi piace, la cancello, ne faccio un'altra, e quindi anche le diversità, il fatto appunto che si possa essere diversi, nel senso che sia una difficoltà, sia una malattia, appunto viene sempre più messo da parte, si dà fuoco al barbone, si mettono le scale apposta a Francesca per non farla salire, perché io penso che si mettono apposta le barriere, perché anche nelle nuove costruzioni non si capisce perché si continuano a fare, o appunto c'è quello che ha un odore strano perché viene da un altro paese, un altro colore, e poi stranamente forse succede che ci siano anche situazioni di delinquenza, però poi, soprattutto in America penso, dove c'è ancora pena di morte, sempre loro sono questi emarginati che sono già stati emarginati per la diversità a essere condannati a morte, a spesso essere nei bracci della morte, se ho capito bene, e a volte magari la persona precisa, quella che è di bell'aspetto, anche di buona famiglia, che ha i soldi, più difficilmente forse finisce anche in questo circuito. Quindi come se ci fosse proprio tutto un collegamento sulla vita che vale la pena di vivere e la vita che invece bisogna subito scartare, mi sembra. Certo. No, infatti pensavo anche alle parole che tante volte ha pronunciato Papa Francesco sulla cultura dello scarto. Sicuramente negli Stati Uniti, che poi la situazione che conosciamo meglio per tanti motivi,
coloro che finiscono in braccio alla morte sono, nella maggior parte dei casi, persone che provengono da situazioni sociali abbastanza difficili. Questo è senz'altro vero, cioè persone che non hanno avuto l'opportunità di avere forme di riscatto, persone che non hanno avuto anche l'opportunità di studiare, perché poi ricordiamoci sempre che lo studio è una grande opportunità di riscatto. Quello che tante volte dico ai ragazzi è questo: guardate che voi oggi, nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi che hanno poca voglia di studiare, c'è stato un tempo in cui tanti ragazzi desideravano studiare ma non avevano l'opportunità, e quindi sì, è un discorso abbastanza importante anche questo, considerare che poi spesso si finisce nelle maglie della giustizia o dell'ingiustizia quando si parte da situazioni di povertà. Per esempio c'è anche il discorso della discriminazione razziale. Sono tanti i neri che finiscono, almeno negli Stati Uniti, in braccia morte. Poi, se appunto vogliamo estendere il discorso ad altri paesi, possiamo dire che anche, penso anche a un'altra situazione, altre situazioni che conosco bene, sono quelle africane, dove veramente i più poveri finiscono in braccia morte, talvolta per reati veramente di lieve entità, neanche per omicidio, insomma. Mi è piaciuta molto una cosa che ha detto, cioè parlare di questi argomenti, della morte come della malattia. Noi un po' per esperienza con la cooperativa Matriosca, no, Giovanni, quando andiamo nelle scuole e facciamo sensibilizzazione sulla diversità, no? E parliamo di malattia, tocchiamo proprio con mano il cambiamento nei giovani che hanno l'opportunità di capire certi temi direttamente con le persone interessate. Forse sarebbe importante che le scuole e i professori fossero più aperti, perché in questo modo si fa cultura, no? Esattamente. Allora, siccome dice che già ci stiamo allungando troppo, fanno i segni così. Allora, andiamo. Io adesso trovo il coraggio di togliermi il cappello con i capelli che mi ha fatto. L'ho messo perché questo qui è un cobalco bielorusso, che noi amiamo tanto la Bielorussia perché è la patria dei nostri giovani, dei nostri figli bielorussi, dei nostri amici. Però adesso lo tolgo in segno appunto di omaggio anche a Antonio Salvati, perché è l'unico paese in Europa che ancora ha la pena di morte attiva e ogni anno 2-3 se li fa. E soprattutto succedono delle cose strane, perché spesso non restituiscono nemmeno il corpo ai familiari. Quindi, mentre appunto diciamo ufficialmente, se no qui poi ci fanno chissà cosa, che amiamo la Bielorussia perché non possiamo non amarla, però questa cosa qui invochiamo in qualche modo che anche la Bielorussia al più presto possa almeno fare la moratoria, una sospensione della pena di morte, soprattutto appunto in certi casi un po' strani che sono accaduti in passato. Quindi ci diviamo un po' e musica. Se quelli sono pronti, quelli stanno a dormire, non lo so. Allora facciamo un'altra canzone? E questo sì, adesso vediamo un po' se... una scopa intanto, se ci fate avere, che mentre si suona, si canta così, magari diamo una spazzata. Una volta c'avevamo quella che girava con la scopa, adesso si è messa in vacanza. Va bene, ancora gli Inverso, Carlo Picone, Vincenzo Citriniti, via! Thank you.
virtù si fa virtuale davanti alla TV, accesa come un rituale. Ma possibile che non si possa più andare avanti senza regredire? Ma possibile che non ci riesca anch'io, che ho fatto tutto quanto sempre a modo mio. Poi nella realtà, forse per troppa noia, sfoghiamo in macchina la rabbia ad una rotatoria. Grazie.